Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, come state? Benvenuti in un nuovo video. Oggi prima challenge del canale e credetemi me la sto facendo sotto. Innanzitutto scusate per i capelli non pettinati, ma da come avete capito dal titolo della challenge, la challenge consisterà nel mettere a rischio i miei capelli e quindi il motivo per cui non sono pettinati è proprio quello. Allora, me la sto facendo sotto proprio perché rischierò un colore strano dei capelli. Dovevo rifare il colore perché, vabbè, voi che mi avete iniziato a conoscere qui su YouTube avete visto che io ho i capelli azzurri, anche se ora sono leggermente sbiaditi. E chi mi conosce sa che da un sacco di anni ho i capelli azzurri, è il mio colore preferito e non lo voglio assolutamente cambiare. Però ho detto, facciamo una bella challenge dove, ta-da, ho un sacco di colori strani e metterò a rischio il colore. Prometto che qualunque colore uscirà lo farò, anche se spero, incrocio le dita, incrociatele anche voi per me, che uscirà una tonalità di azzurro, perché se esce qualche colore che non mi piace lo farò, però al pensiero che ci devo andare in giro mi viene da piangere. Prima di iniziare vi invito a lasciare un bel like, ad iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e a cliccare sulla campanellina qui in basso per essere sempre aggiornati su tutti i prossimi video. Allora, iniziamo. Qui davanti a me ho sette colori. Ho praticamente un azzurrino, un bubblegum blu, che è un azzurrino chiaro chiaro chiaro. Ho un fucsia. Qui ho un, anche se dal barattolo sembra che sia blu, ma invece è un silver, quindi un argento, anche se sui miei capelli credo che non uscirà un bel niente. Qui ho un lagoon blu, che è un azzurro un pochino più scuro. Qui ho un viola, qui ho un rosso fuoco e qui ho un blu scuro, scuro, scuro. Allora, vabbè, ho un sacco di colori in casa perché mi piacciono i colori strani, poi vabbè, come vi avevo raccontato nel primo video, sapete che ho sempre fatto il parrucchiere e di conseguenza di colori in casa ne ho a quantità industriali. E quindi ho detto, voglio portare una challenge. Che challenge porto? Ta-da! Porto una. Che colore usciranno i tuoi capelli challenge? La chiamerò così, penso. Quindi, per ogni colore io ho fatto un bigliettino, come vedete. Ve li mostro perché magari poi qualcuno può dire, allora, bubblegum blu, qualcuno magari può dire che ho inventato, fucsia, silver, lagoon blu, poi viola, rosso fuoco e blu scuro. Allora, ora io queste mi sono già preso tutte le ciotoline qua perché almeno poi posso già iniziare. Prendo una ciotolina normalissima e metto tutti i bigliettini dentro, quindi non posso barare. E diamo una bella mescolata. Ma ragazzi, voi non potete capire che ansia che ho, perché seriamente non posso andare in giro con i capelli tipo fucsia o i capelli rosso fuoco. No, vi prego, io spero di rimanere su un colore azzurrino perché sennò veramente mi sparo, Ma lo faccio in diretta qui proprio sul canale, eh. Ci andiamo a mescolare. Aiuto, ragazzi, ho preso un biglietto che non guardo ancora. Allora, biglietto in mano, che così nessuno può dire che ho trovato un colore che volevo. Non lo so neanch'io, non sto guardando dal biglietto, come vedete sto puntando la telecamera proprio per non guardare il colore, anche perché sinceramente non ho il coraggio di guardare. Ma mi tocca. O chiudo qui il video e quindi grazie a tutti di aver guardato il video, ci vediamo la prossima settimana, però non posso barare, dai, e quindi guardiamo. Oh, ansia a manetta. Da 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 da. Da 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 da. Qua 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 qua. No, ragazzi, non ce la posso fare. Cioè, io dico, su sette colori, tre erano tonalità azzurre. Vabbè, c'era anche un blu scuro, però su sette colori, tre erano tonalità azzurre che potevano andare.
Secondo voi potevo pescare una tonalità azzurra? Ma no, ovviamente. Cioè, ragazzi, mi viene da piangere. Mi viene da piangere. Siete pronti a vedere il colore? Da-da! Viola. Questo, cioè, vi rendete conto? No, vabbè. Non sono psicologicamente pronto per affrontare questa cosa. Oddio. Mi tocca proprio farla. Ma cosa mi è venuto in mente a me di fare la challenge sui capelli? Ma con tutte le challenge che potevo pensare, proprio questa. Sono uno sfigato. Scrivetemelo sotto che sono uno sfigato. Vabbè, io sono di parola. Di conseguenza direi che ora preparo la postazione e iniziamo a colorarci i capelli. Postazione pronta, ahimè, specchio qui di fronte perché almeno vedo cosa mi faccio. Guanti che come vedete hanno ancora i residui di colore azzurro proprio perché mi facevo sempre i capelli azzurri e mi mancheranno tantissimo. E viola. Io spero che voi leggiate attraverso la telecamera. È viola, ragazzi. Cioè, guardate, aiuto. E quindi ora metto i guanti e non sono per niente felice, fidatevi, perché ero straconvinto che sarebbe uscito un colore azzurro, perché ho detto ce ne sono tre, deve uscire per forza. E invece la sfiga è con me, niente da fare. E quindi iniziamo a colorarci i capelli. Acconciatura veramente inguardabile, però il colore è fatto, come vedete dai guanti, il colore è assolutamente viola. Se qualcuno se lo stesse chiedendo, è proprio un colore, però non so se alcuni di voi lo sanno, le colorazioni queste qua molto particolari non hanno bisogno, come le colorazioni classiche, di aggiungere l'ossigeno alla pasta colorata. Questi si applicano direttamente così sui capelli, una volta che sono decolorati, ma già lo erano visto che erano azzurri, e comunque il colore prende. Quindi non è una falsa, è proprio colore, eh? Non è. Giuro che non sto dicendo cavolate. Quindi io direi che ora lascio in posa il colore e ci rivediamo a capelli viola. Aiuto! Ragazzi, rieccoci! Cioè, no, vabbè, non potete capire. Io sono arrivato con questo cappello in modo tale che non vedevate subito il risultato, ma io penso che questo cappello non me lo tolgo assolutamente più. Cioè, sono straviola e non sono pronto seriamente. Come posso andare in giro con questi capelli? Cioè, no, vabbè, panico. E ora? Oltretutto non posso neanche più tornare con i capelli azzurri, cioè dovrei ridecolorarli per poi ritornare ancora azzurro, ma i miei capelli chiedono pietà, altrimenti veramente resto calvo con tutte le decolorazioni che faccio. Devo però mostrarveli perché devo. Siete pronti? No, vabbè, non potete capire, penso che questo cappello che non ho mai usato in vita mia lo inizierò ad usare. Uno, due. Tre! Oh, no! Vabbè, io spero che in
In videocamera si possa vedere, cioè, sono straviola. Sto morendo, cioè, no, non è possibile che io abbia questo colore. Mi manca già il mio azzurro, cioè. Perché? Perché mi domando? E la domanda è solo quella. Perché, punto di domanda, ho fatto questa cosa? Vabbè, voi che cosa ne pensate? Cioè, mi viene da ridere. Non ho, ovviamente non ho ancora i commenti da leggere, ma già mi viene da ridere al pensiero. Poi spero appunto che si veda bene il colore, nel caso metto qualche foto su Instagram che così si vedono un pochino meglio. Mi raccomando, voi fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate, che io risponderò sicuramente a tutti. Ditemi se preferite questo viola, se preferivate l'azzurro o se magari avete idea di qualche altro colore, magari. Se mi lanciate una sfida io potrei accettarla, quindi magari qualche colore strano e io posso farlo. Mai dire mai perché io sono molto pazzo e quindi potrei anche farlo. Io vi ricordo ancora, se il video vi è piaciuto, di lasciare un bel like, di condividere questo video su tutti i vostri social con i vostri amici e le vostre amiche, di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e di cliccare sulla campanellina qui in basso per essere sempre aggiornati su tutti i prossimi video. Noi ci vediamo al prossimo video, spero che non sarà più una pazzia del genere, anche perché non voglio cambiare di nuovo colore. E grazie di avermi seguito, ci vediamo al prossimo video. Ciao!